Vi abbiamo sempre detto che letteralmente radio è una radio con tante radio dentro. Ora lo stiamo dimostrando nei fatti. Dentro a letteralmente radio trovate non solo note web radio ma anche modulazione special. K radio appunto. Ma anche Radio Echo One e Radio Yoga Network. Buon ascolto! Risparmio in cucina all'OAP. Con Paola, una produzione K Radio. Iscrivetevi a youtube.com/user/aloap1980. Per informazioni kradiobologna@gmail.com. Buon ascolto. Allora, eccomi qua. Dicevo prima, sto per ridire interessante. Cioè, ormai, secondo me chi mi ascolta o chi comunque mi sente parlare dice questa, ma ci sarà qualcosa che non trovo interessante? Sì, i ragni. Anche se trovo interessante, perché poi ogni volta che dico interessante mi viene da ridere, perché dico non è possibile che mi interessa tutto, eppure a me interessa tutto. Infatti anche mia figlia non poteva che non prendere da me, visto che comunque la mia maestra, la sua maestra, le sue maestre ci hanno fatto i complimenti del fatto che Mario è estremamente intelligente e curioso, quindi non poteva che non prendere da me, modestamente. Comunque, vando alle ciance, quello che ti dicevo prima, allora, quello che ti dicevo prima, praticamente, è interessante, cioè, vabbè. Io non so veramente quanto, ma io veramente ti giuro che secondo me io trovo tutto il tempo, non riesco a trovare qualcosa che dico non trovo interessante. Anche quello che non mi interessa, ci trovo il lato interessante lo stesso. Sarò patologica? Probabile. Vabbè, scherzi a parte. Argomento serio. C'è uno studio che mi ha affascinato tantissimo. Chiedo scusa per il casino, ma sono in mezzo alla strada, che sto andando dalla mia collega che poi mi accompagna a fare il vaccino. Argomento super, super, super interessante. Questo studio in cui si vede proprio, hanno comparato i padroni dei cani o gatti che siano, principalmente però erano cani, e la scelta dei loro animali. E tantissime persone hanno tratti simili ai loro cani. Sembra che uno dice che cazzata. Invece se tu guardi questa cosa che è stata fatta su YouTube, e poi vabbè, perché tutto finisce su YouTube o su Google, e vedi proprio che è veramente interessante il fatto che magari una persona con il viso allungato tende a prendere un cane con il muso allungato, idem per le persone che magari sono sportive o comunque sai, i classici rocchettari piuttosto che le classiche persone tranquille prendono cani con caratteristiche fisiche molto simili a quelle che sono le loro, ma anche il fatto stesso dell'altezza. Magari ci sono persone un po' più basse, un po' più grasse, e tendono a prendere cani simili. O persone molto longiline e alte tendono a prendere cani che sono longilinei. Ma la cosa più interessante di tutte è che addirittura se il cane ha il muso allungato, vedi il padrone che è una persona che ha il viso allungato o il viso paffutello, il cane ha il muso paffutello.
la posizione degli occhi, eccetera. Cioè, sembra strana come cosa da dire, eppure c'è questo studio che io veramente sono rimasta affascinata da questa cosa. Adesso, se vedi i miei cani e i miei gatti, non ci azzeccano niente. Però magari io li ho presi, a parte che è stato il gatto che ha scelto me, non ho scelto io lui. E sul mio canale c'è di quando la storia dei miei animali. Io ho sempre amato i volpinoidi. Quindi se si dice così, se non si dice così, prendetela bene per così. I cani, quelli che hanno comunque o sono volpini o hanno discendenze volpine. Mi piace moltissimo il volpino come cane, e non so per quale motivo, boh. Eppure io non ho il viso allungato, anzi, ho il viso bello paffuto. Magari il mio gatto, quello più grande, assomiglia un po' di più a me, che ha il viso bello paffutello, paffutello. Però dimmi cosa ne pensi, perché la trovo veramente una cosa interessante e affascinante, questo studio che è stato fatto. E non è che sono stati presi cani a caso con persone a caso, incrociate. No, no, erano proprio padroni con animali propri. Ed è una cosa che tutti possono trovare. Sto leggendo, eh. E boh, poi vediamo. Magari non c'è neanche bisogno. Ti dico, adesso sono alle medie, perché volevo prendere la pasta quella ai legumi che ti avevo detto. E non so se questo qua lo vorrei pubblicare, magari ci scambiamo cose interessanti, quindi nel caso, buongiorno amici di Kappa Radio. Quindi stavamo parlando di vaccino che l'ho fatto ieri, ho fatto il Moderna, ieri alle 13.09, ammazza che precisione, così mi ha detto anche la mia collega che mi ha accompagnato, mamma mia Paola come sei precisa, perché io sono una sciagurata, non sono precisa su niente, ma proprio niente, però ci sono delle cose su cui io sono estremamente ligia e precisa e anche troppo. Quindi lei mi fa cavoli, manca, perché io le dicevo al 13.09 più 15, facciamo 13.10 fa 13.25, sarebbero 13.24, ma aspettiamo 13.25 così almeno siamo più sicuri nella mia ipocondria. E lei mi fa cavoli, come sei precisa? Vabbè, niente, adesso qua sto cercando di vedere se trovo qualcosa per me. Ah, c'è qua qualcosa, vedi? Comunque tu sai benissimo che il tema, quello delle disabilità, mi sta particolarmente a cuore per mio figlio. Ma perché io, scusa, piccola divagazione, sto pensando, ma perché pensano a Galbusera un'ottima marca? Io guarda, a chiunque ci stia ascoltando, biscotti, cracker, eccetera, io consiglio la Galbusera. È una delle mie marche preferite, ottima, con farina comunque tutto integrale, è una delle migliori marche. Però perché danno per scontato che se io mangio integrale, cioè se io mangio con riso e mais, devo essere a dieta? Chi te l'ha detto? Non sono a dieta, che sto sfigato, è diverso. Sono sfigato, tutto qua. Oh, Panpiuma, un ingresso omaggio a Gardaland, ma pensa a te. E cereali, vediamo se contiene glutine, sicuramente sì. Però beh, la mia dottoressa non mi ha detto di levarlo, eh. Magari se lo leggo in italiano. Quindi comunque ti dicevo che io ci tengo molto al tema della disabilità per mio figlio, anche perché lui ha una problematica che viene sostanzialmente sottovalutata, ok? Io sento anche quando parlo di mio figlio, mi dico, ah vabbè, ma allora cosa vuoi che sia mai? Insomma, la problematica c'è, non è che dobbiamo chiudere gli occhi, far finta che non esista nulla. La problematica purtroppo esiste. Che sia leggera, per fortuna per chi ce l'ha leggera, che sia pesante, purtroppo mi spiace chi ce l'ha pesante, purtroppo è una problematica che va affrontata, ok? E gli va dato il giusto peso.
purtroppo c'è chi la sottovaluta e chi, ahimè, la considera comunque una roba di poco conto. Ma così non è. In ogni caso va dato il giusto peso, la giusta importanza, qualsiasi cosa, qualsiasi sia la problematica. E capisco che magari, come tu mi facevi il caso di queste due persone, una in un modo e una nell'altro, non vogliono più sentir parlare di impianti o cose del genere, perché magari uno dice: io non l'ho mai avuto la fortuna di, e di avere comunque la di vedere, quindi non me ne frega niente. L'altra comunque invece dica: io per non voglio stare male, non voglio illudermi. È anche capibile questa cosa, ok? Però ripeto e sottolineo, le disabilità, che siano grandi, che siano piccole, che siano medie, quello che ti pare, gli va data la giusta importanza, il giusto peso. Certo, ovviamente non è che devi diventare una cosa di assoluta e primaria importanza, non esiste nient'altro, anche perché sennò, cioè, non vivi più, sinceramente parlando, ma non va neanche sottovalutata, ok? Ah, qua noi fusilli integrali biologici qua all'MD. Bene, mi fa piacere. Con grano presumo italiano, integrali biologici. Ah, bene, fa piacere. Bene, sarà una... Quando vorrò mangiare integrale so che posso venire anche qua. Perché per ora non... Vediamo se questi qua della Vivi meglio. Nel frattempo che non ci azzecca niente, però... Nel frattempo si sente anche la musica. Ah, invece questo è grano misto. Invece se io posso, sinceramente, preferisco solo grano italiano. Cioè, per chi... Cioè, tu ormai lo sai, sei abituato che io dico solamente grano italiano. C'è sta fissazione, io... Grano saraceno! Non ci posso credere, per davvero! Ah. Ma non sono più in offerta, forse è finita l'offerta. Aspetta che chiedo. Allora, io ho inoltrato. Nel frattempo sto guardando che senza glutine c'è pasta con il mais e pasta con l'avena e il riso, il grano saraceno, insomma, un bordello di roba hanno qua dentro. Purtroppo l'offerta era scaduta ieri, che tristezza. Però qualcosa me la prendo lo stesso. Allora, mi prendo due di questi. Mi prendo due di questi e due ceci, ma hanno veramente un sacchissimo di roba. Quindi, per chi ci sta ascoltando, se volete passare per l'MD, hanno veramente un bordello di roba. E quindi ho preso quelle. E prendo un paio al grano saraceno. Una e una per provarla. Ma veramente hanno tantissima roba. E sì, dopo comunque ci farò anche un video comunque. Posso chiederti, certo, se per caso questa ce l'avete sempre? La roba questa qui delle paste senza glutine con questa, riso, sì, mais, anche tutta questa parte? Sì, un po' fino a chilo. Ok, perfetto. Sai cos'hai in offerta che mi sembra? Quindi hanno veramente tantissima roba. Tra l'altro l'integrale, ripeto, è biologico. Il multicereali è biologico. Due cose che io adorissimo, perché io sono abbastanza fissata. E questo qui, per chi mi conosce lo sa che io ho sta fissazione ormai. Però va bene, dai, ho preso queste, ho preso, quindi facendo un riassunto, ho preso le penne multicereali, le penne al grano saraceno, perché penne, no, facciamo fusilli al grano saraceno. O forse ne ho presa una e una. No, ho preso una e una. Ho preso un po' di pasta di questa particolare qua con i legumi. Qua c'è anche la pasta d'avena, la pasta mais a riso, insomma sono ben forniti.
La pasta integrale 79 centesimi, non costa neanche tanto. Bene, mi rende molto felice tutto ciò, nel senso che so che posso avere un pochino più di scelta. Vediamo i biscotti. I biscotti al farro integrale biologico, tutta la parte bio, che vengono tutti 1,79 euro. E poi ci sono questi, come questi qua, non so se sono senza, speciale per persone intolleranti al glutine, odorissimo, 1,79 euro. Però biscotti ne ho, tanto non è che posso mangiare neanche proprio di tanti, però mi fa piacere, ne hanno tanti e ne hanno anche misti e vengono tutti 1,79. Bene, mi fa piacere per gli sfigati come me. Bene, bene, mi fa piacere. Poi il latte vario. Ok, i mini cookie non li posso neanche guardare io. Vabbè che la mia dottoressa non è che me li ha tolti, però. Ok. Va bene, qua ci sono le gallette, no? Io. Al pane, devo dire, essendo il pane a fette, magari questo qua con senza glutine. Dov'è il ragazzo bravissimo che mi ha dato una mano prima? Ma mi ha rotto le balle. E avrebbe anche ragione, nel senso che. Nel frattempo comunque, per chi mi sta ascoltando, io mi sono sgonfiata, quindi vi farò più riprese la. Fammi vedere. Se. Sì. Guarda, probabilmente nei panificati che mi sa che sono qui dietro. Giusto? Credo di sì. Eccolo qua. Allora. Bambolette senza glutine 2,49. Questo al farro. Al farro non so se mi piace sinceramente. La pagnotta rustica, cereali e semi. 1,29. Cereali e soia. Vediamo se cereali e soia che costa pochissimo, 59 centesimi. Vediamo se per caso è anche morbido. Però vedi, perché c'è comunque la farina di grano tenero. Vabbè, questo lo provo lo stesso, lo provo comunque. E senza glutine, o se no la prendo integrale, dai, se è abbastanza morbido la prendo integrale. Sì, dai, lo prendo integrale il un altro, così sono anche per questo a posto. Insomma, hanno veramente tanta roba, cioè va dal 79 centesimi alle 2,20 euro, quindi sono prezzi abbastanza abbordabili. Poi se li trovi in offerta meglio ancora. E poi hanno i cracker, hanno i grissini. Poi ieri mi faceva, prenditi i grissini, fanno i grissini, no, anche no. Va bene, adesso ti inoltro entrambi, così chi va all'MD ha anche una panoramica un attimino sul senza glutine e con farine poco raffinate. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente. KRadio Bologna @gmail.com.